Ma veniamo a noi, confusi e felici. Siete confusi e felici? Io sono molto felice oggi perché oggi abbiamo fatto una conferenza stampa con questi colleghi, amici che amo. Ora partiamo, andiamo a Milano, faremo l'anteprima, il film tra pochi giorni uscirà. Che giorno esattamente? Esce il 30 di 30. ottobre, io sono felice di aver fatto il film che volevo fare, col divertimento che volevo, col messaggio che volevo lanciare e con i miei attori preferiti. Dai! Quindi qualcuno deve essere confuso. Sono confuso, l'ho fatto per denaro, dillo. No, sono confuso perché avere di fianco una bella donna come Anna Fogliette, che ha avuto un figlio non da me, tre, dalla stessa persona, sempre reiterando Lo l'amore sbaglio. e il sesso con questa persona, Ah, penso che Lazio. non basti l'amore. E lei, grazie. Fidanzato. Lui, Esatto, mio grazie. marito di Lazio. Sì, ma non credo che interessi No. Vabbè, a... insomma. Si Quindi ce l'abbiamo per tutti i gusti, comunque, dalla Juve, la Si Roma, la gioca, si Lazio, Milan. Si Milan. E gioca. quindi sì, rappresentiamo l'Italia, no? Esatto. In tutti i sensi. Sai, con l'Italia. L'Italia che lavora. No, L'Italia che viva l'Italia! Però qualcosa mi fa Lavorava, pensare che il clima sul set fosse un po' no, questo. era noiosissimo. Arrivavamo in ritardo. Veniva Bisio con la valigetta 24 ore, giacca e cravatta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Trucco! Trucco Mi si vesta! Ho visto un'Anna Foglietta versione in realtà Anna Oxa, invece, sì, in Sì, una no, notte prima del compleanno. Ti lascerò vivere. Ti lascerò sceglierei. Ecco. No, allora diciamo che. Posso far vedere intanto lo stivaletto di Pino? Scusate, guardate, è una cosa micidiale. No, ci divertiamo moltissimo. La difficoltà era iniziare appunto il primo chat. Viola! No, no, è Bordeaux. Bordeaux, Anche Bilancio. È Bilancio, A Milano Bilancio. diamo un nome a questo colore che è Trasud et Chouk, cioè vomito di ubriaco. Oddio. Ci siamo molto divertiti della difficoltà, si vede anche in quel filmato che lui ha fatto, che abbiamo fatto alle 5 di mattina, non tanto perché andava straordinario, perché c'era un clima di Ma non tanto, perché ho scontato che quello fosse No, no, andava straordinario perché si rideva, si scherzava. Io che ho scoperto poco di essere incinta, quindi mi sentivo stanchissima. Fare le 5 di mattina, lo odiavo sapevo che tutti i fosse Anna, ti autorizzati la verità, di perché siamo andati straordinario, perché Giallini è andato a vedere Roma Parma quella sera e ci ha chiesto di posticipare. Come è finita? Roma Parma ha vinto. Io ho odiato Parma, tutti, perché poi capito appunto che dici, lui è da Roma, lui è del Milan, lui è da Juve, quindi cioè, ogni partita si posticipava, quindi Sermonti sulla Champions League non lo puoi far lavorare, no, cioè, no, la no, scusa, cioè io odio il calcio, manda certificato medico Sermonti, attenzione. Però con questo clima comunque ma bello, no, ma frizzante e scoppiettante avete trattato, avete raccontato un tema, se vuoi che poteva essere anche un po' drammatico, beh, la diciamo cecità, così, sti no? cazzi, no, dico No, io stavo in generale, no, però l'avete trattato facendo capire che si può comunque, no, reagire bene, dando un bel messaggio positivo. emotivo, Sì. perché è un film che, dove ci si diverte, che però ha un grande messaggio, che è un messaggio molto positivo, anche se c'è una grande difficoltà, se c'è un grande dolore, però è un messaggio molto positivo. E sottolineo il fatto che grazie a questi attori arriva una certa leggiadria. Una dolcezza nel film perché le loro interpretazioni sono talmente sofisticate a mio modo di vedere, anche nella comicità, che riesco o sono riuscito a comunicare quello che volevo comunicare nella maniera meno didascalica e retorica In modo possibile. anche subliminale, se uno spettatore dice: ma se uno come Giallini ce l'ha potuta fare, ma allora ce la posso fare anch'io. Esatto, esatto. Dico bene? Certo. Una parola per descrivere il vostro personaggio a testa. Inizia Giallini. Una cosa per descrivere il mio personaggio, Sì. insomma, un simpaticone Nazareno, uno spacciatore. Una parola, una ha detto una parola, parola, di una parola, una parola, una parola. Che Un aggettivo, si utilizzi? Nazareno. Nazareno. Di nome e di fatto. Silvia, io la definirei una donna, però dico complicata, ma che bello essere complessi. Che sono 9 parole. Ma l'ho spiegato! Andiamo bene. Una parola composta. Posso dire io? Predillo. No, non lo so dire. La parolaccia non si dice. Ah, ok. Post-depresso. Cioè chi ha su. Beh, Cioè bellissimo. che ha È che è una parola, superato. che c'è il trattino, ma è una parola. Esatto. Io invece, il mio personaggio è tenero morbidoso. No, c'è il C'è trattino anche il trattino, tenero morbidoso. E come sei arrivata pure per psicopatico. ultima, che sono 700 Lo so, persone. è per questo la buttavo un po'. Un saluto agli amici di Fanwick, mi raccomando, Fanwick. Fanwick, ricordate, portate il nome di un grande terzino inglese degli anni 80 che ha fatto il grande, la nazionale inglese di quei tempi che non si qualificava nemmeno ai mondiali, erano delle pippe. Saluto Kevin Keegan. Io un saluto Rush.
in particolare a Fuckwick, Fuckwick, visto che è un Fuckwick, 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 Fuckwick